Benvenuti a questa edizione del nostro giornale, gentili telespettatori. In primo piano il mondo del lavoro che soffre questa mattina nuova, clamorosa forma di protesta dei lavoratori della società in house della provincia di Taranto, Taranto, Isola Verde, per i quali la provincia ha avviato la procedura di mobilità. Alcuni di loro hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto. Sono da 6 mesi senza stipendio e, come dicevamo, rischiano di perdere definitivamente il posto di lavoro. Sentite. Resta alta la tensione tra i lavoratori della società in house della provincia Taranto-Isola Verde. I dipendenti per i quali la provincia ha aperto la procedura di mobilità vantano 6 mensilità arretrate. Oggi nuova clamorosa forma di protesta, alcuni lavoratori incatenati, altri pronti a lanciarsi nel vuoto. Questa è stata l'ennesima forma di protesta di questi lavoratori che si sono incatenati. Non sanno più cosa fare, 6 mesi senza stipendio. Allora, uno, è inutile che Tamburrano, il consiglio di amministrazione, gioca a far passare i 75 giorni della procedura per licenziare questi lavoratori e poi magari prendere chi gli pare e piace. Quindi fuori soldi, fuori progetti, perché stanno arrivando i soldi. D'altro canto, alla prefettura chiederemo un sollecito al presidente della provincia e all'azienda di farsi vedere. Ma un'altra cosa, se possibile, vediamo tecnicamente come si può fare. Molti di questi stanno per tagliargli la luce, se non gliel'hanno già tagliato, il gas e tutto quanto, le banche, i padroni di casa, in modo da chiedere uno slittamento, perché non è che non saranno pagati, solo che oggi sono nell'impossibilità di farlo. È una follia questa cosa e i servizi non si stanno dando alla città. La situazione per questi lavoratori sta diventando davvero insostenibile. Sostenibile, noi non riusciamo più a gestire i lavoratori, come potete vedere, ormai sono schegge impazzite e ne hanno tutti i diritti e tutte le ragioni. Sono 6 mesi che non prendono una lira, nel frattempo si formano liste e listarelle, una parte prende dei soldi, una parte non prende niente, c'è chi riesce ad avere qualche centesimo, chi invece sono 6 mesi che non prende neanche l'aria per respirare. È una situazione che non riusciamo più a comprendere, noi abbiamo bisogno di verità. Perché qui qualcuno la verità la sta omettendo, perché mentre si dichiarano alcune cose poi escono fuori soldi per alcune altre cose. Vorremmo capire la verità reale qual è. Ora cosa chiedete al prefetto? Noi chiederemo al prefetto di intercedere affinché appunto ci venga detta qual è la verità, la reale verità. Innanzitutto questi lavoratori devono prendere i soldi, così non si va più avanti. Cioè, le retribuzioni vanno saldate, poi tutto quello che succede succederà se deve succedere, ma bisogna essere chiari, perché mentre si parla di soldi per un progetto, di soldi per un altro progetto, poi tutto questo non c'è più, quel discorso non ci appartiene più, si chiamano i lavoratori a fare corsi di formazione, cioè è tutto il contrario di tutto, non si sta capendo niente. I lavoratori temono che le opere loro assegnate vengano affidate ad altre ditte. Siccome che abbiamo saputo, sono certo, ma quasi sicuro, che hanno fatto la gara d'appalto per le scuole a giugno e l'ha vinto, non sono sicuro, ma è la Chemi Pulica che ha accettato questo appalto che hanno vinto. Non sono sicuro, le parole che stanno dicendo, però se vi potete accertare ci hanno tolto il lavoro a noi. Come mai le ditte esterne devono fare il lavoro e noi no, che siamo già nella provincia? Qual è il problema, qual è il motivo? Stiamo morendo di fame tutti, alla luce, all'acqua. Tagliato, cosa, arragliato con la moglie, con tutto la arragliato. Basta, stiamo tutti esasperati. Siamo morti fra poco. Avevo il diritto, il pieno diritto di lavorare e arrivo a questa situazione che abbiamo perso la dignità proprio, non vogliamo niente. Quelli che vengono da forse sono più ben accettati di noi, che trovano il soggiorno e prendono anche un po' di soldi giornalini. No, qua ci hanno abbandonato tutto. E poi il governo pretende che noi abbiamo le tasse, che siamo cittadini d'Italia. Adesso è vista questa qua. E resta incerto il destino anche dei lavoratori in Marcegaglia. Da circa 2 giorni è iniziato il conto alla rovescia dopo che l'azienda ha inviato alle segreterie provinciali di FIM, FIOM e WILM la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo di tutte le maestranze. La distanza che separa la speranza dei lavoratori dal baratro è solo di 75 giorni. Il 18 novembre, se non interverranno fatti nuovi, tutti i lavoratori saranno posti in mobilità. La copertura della cassa integrazione straordinaria è prevista sino al prossimo 17 novembre. In questo momento
momento, dicono FIM, Fiume Wilm, diventa di vitale importanza un impegno concreto di tutte le forze politiche e di tutte le istituzioni al fine di poter prorogare la cassa integrazione, strumento necessario per poter continuare a sperare che un nuovo soggetto industriale si affacci nel territorio tarantino, ridando certezze occupazionali e quindi di reddito a questi lavoratori e alle proprie famiglie. Nella prossima settimana è già previsto un ulteriore incontro di verifica con l'azienda presso il Ministero, a valle del quale si terranno le assemblee sindacali dove saranno decise eventuali iniziative da intraprendere. E su Marcegaglia interviene anche il consigliere regionale dei conservatori e riformisti Renato Perrini, che dice: non c'è fine al peggio, mentre si cerca affannosamente di individuare soluzioni per le tante vertenze che riguardano il territorio tarantino, altre crisi si aggiungono alla già lunga lista. In stand by le questioni TCT, Isola Verde e Paesiello, per le quali non si intravedono ancora soluzioni definitive. Si apprende che anche gli 84 dipendenti della Marcegaglia verranno posti in mobilità. Non posso che essere al fianco di questi lavoratori, dice Perrino, sostenendo la battaglia di Aldo Renna, consigliere comunale e dipendente Marcegaglia, e garantendo il mio impegno per sollecitare l'assessore regionale Capone ad attivare ogni percorso utile e individuare soluzioni nei tempi brevi che le norme indicano per scongiurare il licenziamento. La cronaca nera, operazione antidroga della polizia a Leporano. Una donna nascondeva in casa armi e droga. Sentite. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato Samantha La Sorsa, 42 anni, per detenzione illegale di arma clandestina e relativo munizionamento, nonché per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Intorno alle 21 di ieri, i falchi della squadra mobile, nel corso di un'operazione antidroga in provincia di Taranto, hanno effettuato una perquisizione in casa di una donna nel comune di Leporano, che da tempo era sospettata di custodire sostanza stupefacente. Nel corso del controllo, alla costante presenza della donna, gli agenti hanno recuperato in un mobile della cucina un involucro di plastica termosaldato con all'interno 50 grammi di cocaina e 16 dosi della stessa sostanza stupefacente già preconfezionate e pronte allo spaccio, per un peso complessivo di altri 8 grammi. I poliziotti hanno anche recuperato, nascosta sopra un armadio, una pistola a salve modificate marca Kima calibro 8 con un caricatore completo di 6 proiettili, oltre ad altre 29 cartucce di vario calibro. Infine, in un cassetto dell'armadio della camera da letto, gli agenti hanno trovato 2.000 euro circa in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. L'ex commissario straordinario dell'Ilva Enrico Bondi e uno dei tre commissari dell'azienda in amministrazione straordinaria Piero Gnudi sono tra i destinatari di un avviso di proroga delle indagini della Procura di Taranto sulla gestione dei rifiuti nella discarica Mater Grazie. Sono accusati di getto pericoloso di cose e di gestione non autorizzata dei rifiuti. L'accusa è contestata anche all'ex direttore dello stabilimento di Taranto Antonio Lupoli e al suo successore Ruggero Cola. La cronaca politico-amministrativa, chi parlava di dimissioni del sindaco Ezio Stefano è rimasto deluso. Infatti nella serata di ieri si è tenuta la riunione di maggioranza al Comune di Taranto con tutti i consiglieri che si richiamano alla maggioranza, assessori e sindaco, al termine della quale è stata ribadita piena fiducia al sindaco. Dopo un'ampia discussione, dice una nota di Palazzo di Città, sono state individuate le linee strategiche che dovranno caratterizzare l'azione politico-amministrativa già nell'immediato e che sarà oggetto dei dovuti approfondimenti politici e amministrativi per darne concretezza. L'impegno assunto dai gruppi consiglieri di maggioranza è quello di proseguire da subito nelle azioni di confronto per giungere a quanto prefissato. Il consigliere regionale Luigi Morganti interviene sulla riapertura di pediatria e nefrologia all'ospedale di Manduria. Dice: la riattivazione il prossimo 14 settembre dei servizi garantiti da nefrologia e pediatria all'ospedale Giannuzzi di Manduria, due settimane prima del termine fissato dopo la chiusura nei mesi estivi dettata dalla necessità di permettere al personale di usufruire delle ferie, era stata garantita a me e al consigliere regionale Giuseppe Turco dal direttore generale della ASL Stefano Rossi, insieme al potenziamento e non ridimensionamento dell'intera struttura. Prendo atto con soddisfazione, dice, che l'impegno assunto dal direttore è stato rispettato. Da rappresentante del territorio nella massima assise regionale stigmatizzo la positiva conclusione di questa vicenda, che rafforza l'entusiasmo e la convinzione che il ruolo, se vissuto al servizio dei cittadini, è necessario e fondamentale, così come una politica chiamata a interpretare al meglio le proprie funzioni delicate e imprescindibili. Cambiamo argomento, ora parliamo di cultura, perché domenica prossima in Città Vecchia è prevista una suggestiva visita guidata nel borgo antico di Taranto denominata Il Filo di Arianna. Sentiamo perché.
L'associazione culturale Iperuranio, in collaborazione con altre associazioni culturali e sponsor privati, ha organizzato per il prossimo 6 settembre una visita guidata gratuita in Città Vecchia. Una visita spettacolarizzata, l'avete definita perché? Perché è una visita nel mito, oltre che nella città. Cioè, noi partiamo dai luoghi, da un livello divulgativo e passiamo da questo livello a livello mitopoietico, quindi è carico di emozioni, per poi arrivare infine a un livello filosofico, quindi etico, cioè la razionalizzazione delle emozioni. E questo lo facciamo spettacolarizzato perché ci saranno interventi artistici con diverse specificità. Ci saranno danza, teatro, arte visiva e quindi vogliamo creare un cortocircuito mentale e metaforico nel luogo della Città Vecchia. È importante perché la città vecchia per esempio è visibilissimo l'incontro-scontro fra il Dionisiaco e l'Apollinio. Perciò il mito, noi ci sono tre temi fondamentali in questa vista guidata, il mito, che è la parola mitopoietica, perché affronta caratteri fondanti dell'uomo, che sono le origini, i sentimenti, la natura umana, fino ad arrivare anche il pensiero che sottende il mito stesso. Un'altra parola importante è labirinto. Noi facciamo un percorso labirintico a Taranto Vecchio. Perché nel labirinto? Il labirinto è sempre stato un simbolo polisemico, è un simbolo che, per esempio, per gli antichi greci era una prigione, in particolare il labirinto di Conosso, quindi dove era rinchiuso il Minotauro, che non poteva uscire. Per il Dedalo egizio, per esempio, era costruito come immagine dell'universo. Per gli indiani era il luogo da cui uscivano gli antenati, ritornavano gli antenati. In Cina addirittura è un rimedio contro il male. Dunque si tratterà di una straordinaria esperienza culturale, l'appuntamento è alle 20 di domenica prossima 6 settembre, la partenza è prevista alle 20:15 e il ritrovo in Piazza Fontana. L'emergenza abitativa che da tempo attanaglia la città è al centro delle preoccupazioni del sindaco Stefano per 5 nuclei familiari privi di alloggio ed in stato di necessità, in qualche caso con figli minori affetti da particolari patologie ai quali si vuole trovare una soluzione abitativa anche con il sostegno finanziario del comune. Il primo cittadino rinnova dunque un accorato appello a tutti i privati proprietari di appartamenti sfitti in città. Cerchiamo case in tutta la città di Taranto per 5 famiglie che hanno urgente bisogno di una sistemazione alloggiativa. In prima persona tramite la direzione servizi sociali, dice Stefano, mi impegno a garantire ai proprietari che aderiranno all'appello di corrispondere anticipatamente di un'unica soluzione dell'intera annualità del contributo sociale alloggiativo che è pari a 300 euro mensili. Ora la cronaca nazionale. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Migranti, sia più controlli al Brennero, no stop Schengen, scuola, Giannini, già assunti 38.000 insegnanti, Renzi, casa, taglio tasse dal prossimo anno. Intensificazione dei controlli al Brennero, ma nessuna sospensione di Schengen. Lo ha reso noto la stessa provincia di Bolzano, rispondendo alla richiesta di Berlino, spiegando che i controlli aumenteranno, ma che non si tratterà di una sospensione degli accordi di Schengen. Proseguono intanto le proteste dei migranti alla stazione di Budapest, mentre nella Moravia meridionale la polizia ceca ha scritto con dei pennarelli numeri di registrazione su braccia e mani di decine di migranti fermati alla stazione ferroviaria di Breclav. Ad oggi abbiamo assunto 38.000 insegnanti, 29.000 ad agosto e 9.000 hanno ricevuto la proposta questa notte. Sono 10.000 insegnanti in più rispetto allo scorso anno, circa il 30%. A riferirlo è il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, annunciando che entro novembre ci sarà un secondo blocco di 55.000 assunzioni. Dal prossimo anno non ci saranno più IMU e TASI, il 16 dicembre ci sarà il funerale delle tasse sulla casa, lo ha detto il presidente del Consiglio Renzi. In merito al monito di Bruxelles, il premier ribatte, decidiamo noi che tasse tagliare. Bruxelles replica, giudicheremo dai fatti. Sugli immigrati, l'UE si dia una bella svegliata e faccia la sua parte. È di 8 morti, di cui 2 bambini, il tragico bilancio dell'incendio sviluppatosi nella notte in un edificio a Parigi. La polizia francese ha fermato un uomo sulla Trentina, inchiodato grazie ad alcune testimonianze e dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Prende il via la 72esima edizione del Festival di Venezia. Ad aprire la kermesse lagunare sarà Everest, il film diretto dal regista Baltasar Karmakur, che verrà proiettato questa sera fuori concorso. La pellicola, con protagonista Jake Gyllenhaal, è stata in parte girata a Cinecittà e sulle Alpi Italiane e uscirà nelle sale il 24 settembre.
Lotto azzurro ha centrato la finale ai campionati del mondo di canottaggio di Aiguebelet. L'ultima volta era successo nel 2009. Gli azzurri hanno chiuso al secondo posto la loro semifinale dietro alla Russia. La finale, in programma il 6 settembre, qualifica le prime 5 barche alle Olimpiadi di Rio 2016. E di 12 denunce a piede libero l'esito dell'attività di controllo svolta dai carabinieri della compagnia di Manduria negli ultimi giorni. Il nucleo operativo radiomobile e le stazioni dipendenti hanno eseguito un servizio straordinario di prevenzione dei reati in genere, mirato soprattutto al contrasto dei delitti contro la persona e il patrimonio, nel corso del quale appunto sono state denunciate 12 persone. Una buona notizia, il 10 e l'8 si conferma un gioco di successo. Nel concorso dello scorso 1 settembre sono state infatti quasi 3 milioni le giocate vincenti, mentre il totale dall'inizio dell'anno arriva quasi a 288 milioni. A Taranto è stata registrata una vincita da 31.000 euro circa con un euro. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati con i 20 estratti, indovinandone 9 su 10. La vincita è stata ottenuta nella ricevitoria del signor Giuseppe Sermon in via Tre Fontane 49. Dunque tanti auguri al fortunato vincitore. Con questa notizia ci lasciamo. La linea va alla regia. Arrivederci, restate con noi.